15:37 minuti, di nuovo buon pomeriggio, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV. Siamo qui per aggiornarvi sulla situazione del maltempo, in particolare su questa forte, fortissima mareggiata che ha devastato chilometri e chilometri di litorale e di spiaggia. Dunque, tra un istante, intanto vedete ancora sull'altra finestra le immagini che arrivano in diretta. Abbiamo la troupe che sta andando in via degli Schiavoni, dove numerose abitazioni hanno avuto i garage sott'acqua, hanno tuttora disagi con l'acqua. Stiamo andando sul posto, queste sono immagini che dicevo arrivano in diretta e vi mostrano la città di Fano così come la vedete in real time. Ecco, questa è la situazione. Allora, facciamo un attimo un po' il riepilogo. Abbiamo visto nella diretta di questa mattina quello che è successo. Abbiamo visto in particolare nella zona di Fano, quindi Sassonia 3, Viale Ruggeri di nuovo distrutta, tutta la strada distrutta, via Fratelli Zuccari con tante abitazioni finite sott'acqua, ma la situazione non è migliore nemmeno a sud della città, con Torrette di Fano, Ponte Sasso, tutte località che sono finite sott'acqua, così come le spiagge chilometri e chilometri anche a Fosso Seiore, così come le spiagge più a nord. Questa mattina è venuto qui anche il sindaco di Fano per cercare e ha detto una cosa che probabilmente è una informazione importante che è utile, che può essere raccolta da tutte quelle persone interessate dal maltempo, ovvero che in queste ore è bene documentare quello che è successo nelle vostre abitazioni, è bene fare fotografie, fare un resoconto di quello che è successo, perché il sindaco con la giunta, il sindaco in particolare, chiederà lo stato d'emergenza, lo farà credo nelle prossime ore anche la provincia o la regione, comunque al governo centrale. Questo servirà per sbloccare laddove possibile il patto di stabilità, o comunque lo farà per cercare di avere i finanziamenti e quindi i rimborsi per i danni. In questi minuti, alle 16, è prevista la piena del Foglia, momenti di particolare attenzione, sono rivolti infatti su questo fiume. Vedete le immagini scattate nella tarda mattinata del Foglia con sullo sfondo l'astronave, che è il palazzetto dello sport di Pesaro. Queste sono immagini del Foglia, come dicevo, Foglia che dovrebbe avere questa piena intorno alle 16. Il picco delle piogge nelle Marche si è registrato in provincia di Pesaro, infatti, dove sono caduti fino a 100 mm di pioggia, con una media di 60-70 mm. In provincia di Ancona, Senigallia compresa, la media è stata di 50 mm di pioggia, ma a complicare le cose ci ha pensato il forte vento di Levante, da Levante, che ha impedito al mare di ricevere l'acqua dei fiumi. Per fortuna, però, gli argini del fiume Misa, esondato a maggio dell'anno scorso, questa volta hanno retto. La situazione, ha detto l'ingegner Maurizio Ferretti, dirigente del Centro Funzionale Multirischi della Protezione Civile delle Marche, sta rientrando nella normalità, fatta eccezione per il picco di piena del fiume Foglia in transito da Pesaro. La sala operativa integrata provinciale monitora l'evolversi della piena con l'autorità idraulica. Importanti le problematiche legate all'erosione della costa lungo tutto il tratto marchigiano da Pesaro a Porto Recanati, con tecnici della Protezione Civile impegnati tuttora nei sopralluoghi. Diverse frane hanno interessato la viabilità interna del Pesarese. Le previsioni meteorologiche e l'avviso di criticità idrogeologica moderata erano corrette, sottolinea Ferretti, e vengono aggiornate costantemente. Per le prossime ore sono previste piogge moderate e neve anche a 400 metri di quota. E allora andiamo a vedere la situazione
mentre sulla destra del teleschermo avete le immagini in diretta. Di qua invece vi mostriamo le fotografie che sono state scattate a Pesaro, per esempio. Questa è la spiaggia di Pesaro. Guardate, purtroppo questo è un browser. Ecco, questo è Matteo Ricci che sta guardando, il sindaco di Pesaro, che sta guardando gli effetti di questo disastro, del maltempo. Qui invece la riunione della sala integrata che si è svolta questa mattina con tutti gli enti preposti al controllo del territorio, protezione civile, vigili del fuoco, insomma tutti riuniti con tanto di mappa sotto mano per controllare e verificare, raccogliere tutte le informazioni del caso. Vedete ancora qui fotografie scattate sulla spiaggia di Pesaro, sul litorale, concessionari di spiaggia che già hanno fatto sentire il loro grido di dolore attraverso le principali organizzazioni sindacali come Oasi Confartigianato di Pesaro Urbino, che ha definito la mareggiata della scorsa notte come la mareggiata più violenta di questi ultimi 20 anni e che ha messo in ginocchio la stragrande maggioranza delle imprese balneari della provincia. Sono stati riscontrati danni un po' ovunque, anche nelle spiagge che fino ad oggi non erano mai state interessate dal fenomeno erosivo. Ciò significa che il mutamento delle condizioni climatiche sta sconvolgendo ormai ogni tipo di equilibrio. Da un primo sommario esame della situazione si calcola una media di 20-30 mila euro di danni per ogni stabilimento balneare colpito dalla mareggiata, con punte di circa 50-60 mila euro. Vedi gli stabilimenti le cui cabine balneari sono state letteralmente distrutte. Di conseguenza, Oasi Confartigianato, come prima cosa, ha già sollecitato i sindaci dei comuni costieri della provincia di Pesaro Urbino a chiedere al presidente della regione Marche di invocare immediatamente il riconoscimento dello stato di calamità, senza il quale non è possibile ottenere il risarcimento dei danni. Si è chiesto inoltre ai sindaci di sollecitare la regione affinché aumenti i contributi da destinare ai comuni per l'effettuazione dei ripascimenti. Sarebbe inoltre opportuno introdurre un regime di semplificazione generale di tutte le procedure e delle pratiche atte a ripristinare gli impianti, la semplificazione generale delle procedure e delle pratiche atte appunto a ripristinare questi impianti e le attrezzature. È scontato inoltre che la regione dovrà avviare un generale piano di rafforzamento delle attuali opere di difesa, del tutto ormai inadeguate a reggere la forza d'urto del mare. Questa dunque è la dichiarazione di Oasi Confartigianato. I dati dell'osservatorio Valerio di Pesaro parla di pioggia caduta tra ieri e oggi fino alle ore 12. Pioggia caduta pari a 60 mm di pioggia, ecco, tanto per capirci, 60 mm di pioggia. La raffica più forte di vento di 84 km orari è stata registrata alle 5:12 di notte con vento appunto da levante. Ecco, qui dovremmo essere, qui vedete via degli Schiavoni, se non ricordo male, se la memoria non mi inganna. Come vedete ci sono i tubi collegati alle idrovore che evidentemente stanno pompando acqua dai garage, immagini che vi giungono, come dicevo, in diretta. Simona Zonghetti, ecco, sta cercando, non so se abbiamo anche l'audio, purtroppo la telecamera è stata danneggiata questa mattina. Abbiamo solo l'audio ambiente perché ha preso tanta acqua, anche noi abbiamo avuto 5.000 euro di danni, così come niente. Allora, sentite, sta lavorando, guardate quanta acqua c'è in questo garage. Siamo, sì, in via degli Schiavoni. La protezione civile al lavoro.
Allora, non so se Simona. Sì, noi ti sentiamo, Simona. Sentiamo purtroppo anche la pompa che sta lavorando sotto. Sì. Sì, quindi magari se ti sposti un po' più là, riusciamo ad evitare il rumore della pompa. Esatto. Certo. Dunque, c'è una signora che ci sta aspettando perché vuole mostrarci la sua situazione in casa. Adesso sta bevendo poco, però tira un vento molto forte. Ci sono delle rocce che attratti davvero forti. Avete visto anche voi che la protezione civile è al lavoro? Qua la strada è allagata. Eccoli, sono al lavoro, venite qua. Proviamo ad avvicinarci. Per aiutare questa abitazione che sono davvero molto strade. Buonasera, siamo in diretta su Fano TV. Dunque, qua ci sono delle abitazioni che sono sott'acqua. Che cosa state facendo? Questi sono dei troveri, cercate di esportare più acqua possibile sul polmone. Cerchiamo di togliere l'acqua e cercare più altro di vedere dove poterla buttare l'acqua. Certo. Direttamente a mare, perché sennò riempiamo le altre abitazioni. Certo. Quante altre persone come voi della protezione civile stanno lavorando e stanno aiutando la popolazione? Siete in tanti in tutta la città. Beh, ovviamente non con il rumore del motorino sotto sarà difficile poter riuscire a comprendere in maniera chiara e nitida le parole della nostra Zonghetti, che ha capito, intanto sta andando. Ecco, noi Simona, non avendo in questo momento a disposizione un microfono, perché ce lo siamo giocati con l'acqua, riusciamo a sentirti poco. Cosa deve dirci questo signore? Ok, qua in questo momento mi sentite bene? Sì. Ok, lei abita in questa via? Sì, mio fratello qui e lui. Ecco. L'appartamento. Case allagate da questa notte, suppongo, subito, con le prime piogge dalle due, voi eravate al lavoro per cercare di togliere più acqua. No, noi abbiamo già una pompa che va in funzione quando viene l'acqua, ma quella non ci riesce. Quindi ha piovuto talmente tanto che non ha funzionato da sola? No, e poi questo qui dice che il tubo della pompa nostra viene qui, quella chiusina lì. A che ora sono qua gli uomini della protezione civile? Sono arrivati presto, anche perché poi non sapevano dove scaricare l'acqua. Fortunatamente sono stati i tubi, arrivano fino al mare. Ecco, questa mattina abbiamo visto anche i vigili del fuoco che hanno transennato la strada. Sì, poi anche loro dicevano dove la buttiamo, quella che toglie, dove la buttiamo. Ecco, quindi il problema era dove poi buttare l'acqua presente qua. Delle fogne, risolvete, uno butta nella fogna. Ecco, quindi il problema anche delle fogne. E voi che cosa avete allagato? Solo gli scantinati o anche al primo piano? No, piano solo terra? Scantinato. Scantinato. Che cosa avevate dentro? Anni qua. Tutto, elettrodomestici? Frigo, congelatore, lavatrice, tutto. Siete riusciti a salvare qualcosa in tempo? Niente. Quando siamo alle due, mi ha telefonato mio nipote che sta di qua. Adesso io ma c'è, lui si è accorto poi perché è partito l'allarme, lui c'ha l'allarme privato, no? Come è andato? Allora ci ha telefonato su, ci ha telefonato e allora lui ha detto, ma com'è tu per questo? Mi fa tirare, c'è l'allarme? No, l'allarme, perché l'allarme? Ha scattato l'allarme? Sì, l'allarme, però l'allarme, che intanto io non lo so. Certo. Ecco Simona, ti chiedo scusa, non so se mi senti Simona, noi l'audio purtroppo non ce l'abbiamo buono, e quindi o ci fate vedere le immagini, poi magari nel frattempo se l'operatore riesce a collegare il microfono, vediamo se intanto si riesce a sentire qualcosa, va bene? Allora ci proviamo. Sì, ecco, proviamoci un attimo, brava. Sì. Benissimo, proviamo, okay, proviamo a collegare magari il microfono se la situazione è migliorata, perché come potete, vieni lì, no, vieni. Intanto teniamo. Ah beh no, cioè, sì, fa il lavoro di sistemazione. Buonasera. Ciao Lino, allora. Salve. Tu sei stato a Pesaro. Intanto sì. Guardate questo sottopasso, questa fotografia che ci è stata inviata
poco fa. Questo è il sottopasso a Marotta e guardate in quali condizioni si trova, praticamente è completamente allagato. E, ironia della sorte, insomma, il cartello stradale che è posizionato lì perennemente indica che insomma, è un sottopasso che è solitamente ogni tanto insomma, può capitare che vada a finire sott'acqua. Qui siamo tra Fano e Pesaro, guardate anche qua la situazione, cioè i concessionari di spiaggia stanno vivendo ore drammatiche perché hanno visto frantumarsi investimenti fatti negli anni, perché questa è davvero una mareggiata diversa da tutte le altre, una mareggiata molto forte che, come potete vedere da soli, ha rovinato tutto quanto. Qui siamo dentro, volevo farvi vedere anche un'azienda, eccola qua, questa è l'azienda, è la ditta MB di Mancinelli di Fano, nella zona industriale di Bellocchi. Questa è la situazione, scrivono loro in un'email, questa è la situazione causata dalla scarsa manutenzione del canale adiacente. Ecco, adesso purtroppo abbiamo, ecco, questo è il canaletto che sta lì vicino a questa azienda, questo piccolo fosso che si è ingrossato, eccolo qua, si è ingrossato con l'acqua di queste ultime ore, l'acqua è tracimata ed è finita, è andata a finire dentro questa azienda, causando non pochi problemi anche ai macchinari. Adesso si sta aprendo, eccola qui, la fotografia di questa azienda di Bellocchi di Fano che si è allagata a causa della scarsa manutenzione di questo fosso. Allora, Lino Balestra, tu sei stato a Pesaro. Sì, allora a supporto di quello che stavi dicendo tu prima riguardo delle aziende, noi eravamo in Camera di Commercio per un servizio inerente a un matching con la Bielorussia, ma man mano che noi eravamo lì e assistevamo alla conferenza stampa arrivavano notizie dalla zona industriale di Pesaro, dove alcune aziende in maniera cautelativa avevano chiuso lo stabilimento e avevano mandato a casa i dipendenti, proprio mentre c'era la conferenza stampa ed erano intorno alle 12 mezzogiorno di oggi, quindi era un'attenzione questa che avevano perché sono stati sollecitati da parte degli enti preposti a livello provinciale che avevano allertato su questa situazione, perché il foglio era salito di oltre un metro e quindi in questo picco preoccupava quella zona. Poi verso mezzogiorno il picco è sceso di un altro metro, però notizia di poco fa, un'oretta fa, abbiamo sentito telefonicamente il responsabile provinciale per il settore fiumi, Stefano Gattoni, che ci ha detto che sono allerta proprio per questa piena che dovrebbe arrivare fra un paio di ore, quindi insomma verso le 4, 4 e mezza, e dovrebbe risalire il foglia di un altro metro e mezzo, quindi oltre mezzo metro quello che era stato la prima piena. Quindi insomma è l'unica situazione che loro al momento stanno monitorando con grande attenzione ed è quella che li sta preoccupando maggiormente, tant'è che anche alcuni operatori di Fano sono stati richiamati proprio nella via Toscana, che è la via che loro stanno monitorando con grande attenzione a Pesaro, per questa piena in arrivo del fiume. Stiamo già effettuando una prima valutazione dei danni, si legge in un comunicato, che pensiamo purtroppo saranno importanti. Mai vista, ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, mai vista una tale forza del mare. I danni maggiori si sono infatti avuti lungo la costa. Matteo Ricci, l'abbiamo visto prima insieme all'assessore Biancani, di rientro da questi sopralluoghi, dicevo, dove il mare, soprattutto a causa del forte vento, è arrivato fino agli stabilimenti balneari, portando via quasi completamente la sabbia che i bagnini avevano depositato a salvaguardia della spiaggia. Tu hai poi fatto un giro, credo, sì, lì vicino alla sì, spiaggia, siamo andati ed ha intervistato un ristoratore, sì, un ristoratore che ha avuto dei danni. Sì. E allora, se la regia è pronta, io manderei in onda e vedrei questo tuo servizio e ascolterei le parole di questo ristoratore. Siamo sul molo di Pesaro, come vedete abbiamo le scarpe nell'acqua e l'acqua che vedete è quella del mare che entra da quella fessura lì
praticamente arriva fin sopra la banchina del porto. Qui ci sono i detriti di un'intera nottata di mareggiata. Anche qui ci sono seri danni che il mare ha procurato. Praticamente sotto i nostri piedi ci sono i ciottoli che il mare ha portato fin qua. E poco fa, prima di registrare il pezzo, il mare è entrato impetuoso da quella apertura che si è creata lì tra la banchina. Alle nostre spalle c'è il ristorante La Rotonda, che praticamente è proprio adiacente alla banchina. Questa notte la forza del mare, le onde hanno sfondato le vetrine e entrando con forza all'interno del ristorante, e adesso cercheremo di farvi vedere le immagini e la situazione del ristorante in questo momento. Siamo all'interno del ristorante, i danni sono evidenti, questa notte il mare è entrato con forza, vi ha sfondato addirittura le vetrate. Noi siamo qui da circa 62 anni ed è la prima volta che succede una cosa di questo genere, è una concomitanza probabilmente, tipo una marea molto alta e le onde che erano per me forza 4-5, ci ha sfondato completamente tutto, i danni sono ingenti, infatti siamo anche abbastanza delusi e arrabbiati perché ce la caveremo come sempre da soli. Ecco, siete accomunati anche da Ciavarini, che è un altro ristorante che quando sfonda il fiume va sott'acqua, insomma. Però per voi è stata un po' la prima volta, perché così non si era mai visto. Non si era mai visto, noi in 62 anni, questo ha una forma molto particolare, ha sempre tenuto botta qualsiasi tipo di trombe d'aria, e questa volta invece, guardi quel masso lì, quello sì. È l'evidenza di tutto, un masso da 200 kg proiettato a 15 metri. E quindi insomma è evidente la forza del mare. Adesso cosa farete? Siamo già qui dentro, non ci arrenderemo mai e quindi da quest'oggi iniziamo a rimetterci a posto come facciamo sempre da 60 anni, sempre uguale, sempre così. E beh certo, immagini forti, come avete visto quel masso pesantissimo che è stato scaraventato dentro il ristorante, spaccando tutte le vetrine, spaccando tutto. Simona Zonghetti, allora, ben ritrovata, in diretta. Dove ti trovi, Simona? Via degli Schiavoni? Ale, sì. Esatto, mi trovo con il signor Paolo Tonelli perché ci sta mostrando il suo... Ah ecco, benissimo, Tonucci, ci sta mostrando il garage. In questo momento ci sono circa 10 uomini della protezione civile che stanno lavorando nell'abitazione di questa via, via degli Schiavoni, come hai detto tu. Ecco, qua che cosa è successo questa notte? Che praticamente fino alle 2 controllavo a posto, alle 5 sono sceso, l'acqua era già un mezzo metro, al che ho salvato quello salvabile perché aumentava in maniera fortissima e poi ho aspettato, ho chiamato i vigili del fuoco che ha detto no, c'è cose più urgenti, non possiamo venire, e ho aspettato. Poi ho taggato una pompa mia che ho qui, una potente, un po' di acqua l'ho levata, poi per fortuna questi qui della protezione sono venuti e mi stanno levando l'acqua, che però se adesso vi faccio vedere come, attento, cosa dire di qua, venite. Ok, signore, ci deve mostrare qualcos'altro, un attimo che chiudiamo, no, sì, chiudo l'ombrello. Scusateci le spalle e stiamo andando adesso dentro l'abitazione. Dunque, ma lei questa notte chi l'ha svegliata? No, preoccupazioni, il pensiero del dramma che poteva capitare, che è capitato in poi in fine. Certo, certo. Dunque, siamo entrati dentro l'abitazione del signor Paolo. Buongiorno, buonasera ormai. Ci scusi, è permesso? Grazie mille. Buonasera. Siamo... entrando andiamo nel piano sotto, è una cosa orribile. Scendiamo e quindi ci vediamo. Ok, ecco qua già ci sono 30-40 centimetri d'acqua. Sì, ho gli stivali, siamo attrezzati. Anche lui, sì, ecco, guardate che situazione è.
non è l'orto come il facete un po' d'acqua, è un disastro enorme, dove c'è il motorino, cioè la moto, lo scooter, bici elettrica che è partita, che c'è. E poi guardi di qua. Ale, torna sulle scale, perché forse non ci prendere. Sì. Non riusciamo a avanzare con la telecamera. Adesso riuscite a vederci? Sì, vai avanti. È una roba disastrosa, mai avuto. Benissimo, dunque qua ci sono circa 40 centimetri, non so se riuscite a vedere, ma là penso ci sia mezzo metro d'acqua perché ci sono altri scalini. Mario. E quindi c'è metà cucina, divano, tutto bagnato, e guardate dove eravamo prima. Questa era la linea, mezzo metro d'acqua. Vabbè, si vede benissimo anche da questa parete. Ecco, poi piano piano è uscita fuori da sola. Con le pompe, con quelli ragazzi là di fuori, riusciamo un po' a portarla via, ma i danni sono ingenti, ingentissimi, perché è una cosa... È così, purtroppo però quando riusciamo a venire con le nostre telecamere, quindi ve lo racconto io, nell'altra stanza ci sono lo stesso... Proviamo, Simo. Tutti bagnati, ok, chiedo all'operatore dunque di seguirmi, ci proviamo. Benissimo, guardate, galleggia tutto, giornali, attrezzi... Il più possibile vicino alla finestra, ovviamente, perché poi l'attrice però intanto... a terra è morto, perché tanto ha preso l'acqua, okay. il display, tutto quanto quello che serve l'elettronica, quindi è morta. Il frigorifero è morto, la lavastoviglie è morta, forno elettrico è morto, cioè tutto da rifare. Quindi danni ingenti, ingentissimi, la moto, lo scooter, la bici elettrica, le bici, poi cosa? Lo stereo è andato? Quindi, ma in un periodo non facile sicuramente per la popolazione italiana, e purtroppo anche il maltempo influisce. Proviamo a spostarci, dunque volevo mostrarvi l'altra strada. Scogliere, sono 20 anni che devono fare. Risultato, e ancora continua a fare bla 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 bla, e quindi non va bene. Cioè, ci vorrebbe un castigatore, ma però... Ok. Dunque, proviamo a uscire di qua, ci sono gli uomini della protezione civile che stanno... sott'acqua, attrezzi, c'è di tutto. Passiamo veloci, Ale, così cerchiamo di... Guarda... Ecco, evidentemente... Legni, capite? Sta galleggiando di tutto. Proviamo, giustamente li stiamo disturbando, grazie, usciamo così riusciamo a prendere il miglior segnale. Il problema è che qua adesso c'è il rumore dell'idrovola, attenzione, c'è lo scalino, torniamo su, ha ricominciato a piovere forte, quindi ecco, venga a fianco a me, venga qua, ecco. Purtroppo le immagini parlano da sole, come questa mattina la situazione sicuramente è difficile, non solo da lei immagino, ma un po' è quello che stanno vivendo le abitazioni lungo tutta la via. Sì, è vero, però insomma poteva andare meglio se le cose avesse fatto le scogliere, ripeto quello lì, non avremmo avuto questi danni ingentissimi, è una cosa orribile, cioè l'essere umano non fa quello che deve fare, se uno vuol fare... L'amministratore lo deve fare, non così solo per vantarsi oppure per essere quello che è. Speriamo che le facciano queste scogliere, perché se fanno le scogliere questo qui non succedeva. Assolutamente. No. La ringraziamo per la disponibilità. Marco, ti saluto per qualche istante perché ci sta aspettando un'altra signora. Cerchiamo di capire dov'è esattamente la sua abitazione e poi ti richiedo la linea. Va bene, grazie a Simona Zonghetti. Beh, insomma, avete visto quello che sta passando questo signore. Lo stanno vivendo numerose famiglie che si trovano lungo la costa interessata da questa fortissima mareggiata. Una mareggiata davvero importante, una mareggiata davvero forte che ha colpito e che ha distrutto chilometri e chilometri di spiagge. Ha creato disagi e ha causato danni, come avete visto, a numerosissime abitazioni. Alle prese in questo momento con
la pulizia, con la sistemazione degli scantinati, dei garage. Per fortuna poi c'è la protezione civile, ci sono i vigili del fuoco, ci sono i volontari, le persone che stanno dando una mano a queste persone a rimettere tutto in ordine, almeno prima che faccia di nuovo sera, prima che faccia di nuovo buio. Allora, dicevamo del monitoraggio del fiume, in particolare quello che è sotto la lente e in questo momento è sotto attenzione è il fiume Foglia, in particolare in corrispondenza di via Sardegna a Pesaro, dove il livello delle acque ha lambito l'argine del fiume tracimando leggermente. Tracimazioni diffuse anche nella zona rurale a Pesaro, tra il ponte di Borgo Santa Maria e Villa Ceccolini. Allagato anche il sottopasso di via Gradara. Allora, qui c'è un'altra... intanto andiamo a vedere se riusciamo... Mentre teniamo, ecco, vedete un altro garage completamente sott'acqua. Volevo vedere in quest'altra immagine i dati aggiornati del nostro osservatorio meteorologico, l'osservatorio meteorologico di Fano TV, che è disponibile per chiunque volesse vederlo, con dati aggiornati anche con le precipitazioni. Vedete, sono 42 i millimetri di pioggia caduti dalla mezzanotte di oggi. Quindi 42 mm, il vento, abbiamo avuto una raffica di vento di 70 km orari, così come prevedeva tra l'altro il bollettino di allerta meteo diramato ieri. La raffica più forte di 70 km orari a Fano è stata registrata alle 4:40, che più o meno è quella registrata a Pesaro, no, a Pesaro di 84 km orari ed è stata registrata alle 5:12, a Fano invece di 70 alle 4:40. Okay? In questo momento l'umidità è del 90%, questa intanto è anche la webcam che è puntata sulla nostra sede, puntata su Fano, nord-est, vedete ancora il cielo completamente pieno di nuvole. Questo è l'anfiteatro Rastat, invece, l'anfiteatro Rastat a Fano, che è una piscina di fatto, è una piscina perché ha raccolto tutta l'acqua proveniente dal mare che è lì a pochi metri. Da WhatsApp è il sistema che noi utilizziamo per ricevere le vostre fotografie, i vostri video. Ecco qua allora l'altra foto che ci ha mandato Filippo Ciavarini dell'omonima trattoria che si trova a Carignano. Guardate, questo è l'effetto procurato dall'esondazione del torrente Arzilla, il torrente Arzilla che è esondato e che ha praticamente messo sott'acqua tutto il ristorante. Ecco ancora immagini sulla destra invece del teleschermo, sulla destra del teleschermo, con quest'altra addirittura qui proprio veramente tutto sott'acqua, una via intera completamente allagata. Lino Balestra, dunque, che... Sì, allora abbiamo sollecitato un po', insomma, sollecitati dalle telefonate, dai messaggi che sono arrivati anche per la zona di Falconara, la situazione del fiume Esino, noi abbiamo contattato la polizia municipale del comune di Falconara, che ci ha rassicurato, nel senso che non esistono vie ostruite in modo particolare, c'è un solo sottopasso che è quello di via Goito, quindi gli abitanti di quella zona sapranno a che cosa ci stiamo riferendo, che è completamente invaso dall'acqua per 2-3 metri, e loro avevano iniziato con dei volontari della protezione civile e vigili del fuoco a drenare l'acqua da quel punto e convogliarla in una fognatura, però visto che il mare sta spingendo molto, questa fognatura non riceve più di tanto e quindi hanno sospeso con l'idrovore il drenaggio dell'acqua da questo sottopasso di via Goito perché non hanno più punti di ricezione.
Questa è l'unica situazione che è un po', diciamo, alla loro ma attenzione. La costa, per la quanto costa, riguarda le concessioni, allora, balneari, le concessioni tutto balneari, a posto? No, la concessione balneare purtroppo sono nelle stesse condizioni nelle quali ci troviamo noi. Quindi hanno subito dei danni anche là? Hanno subito forti danni. Ah, okay. Il problema è che i sottopassi, tra cui quello di Via Goito, che dà l'accesso proprio a queste zone marittime, non è praticabile dagli operatori marittimi, che non riescono ad andare a constatare di persona quella che è la reale situazione, il danno che hanno avuto, perché proprio essendo, insomma, l'unico sottopasso, forse? Sottopasso sì, che dà, proprio sfocia in quella zona che è la più flagellata in questo momento. Quindi, però la viabilità ci hanno assicurato i vigili urbani di Falconara, che al momento, quindi anche nelle zone limitrofi a Lesino, è diciamo nella norma, quindi non ci sono problemi di viabilità. Questo è tutto. Grazie Lino, tieni sotto controllo anche le agenzie, vediamo se nel frattempo c'è qualcos'altro, anche la nostra mail di redazione, redazione@occhialanotizia.it, ancora immagini in diretta sulla destra, mentre fotografie eloquenti sul monitor di sinistra. Qui siamo sempre dalle parti di Sassonia, di via Fratelli Zuccari, guardate come è stata ridotta la spiaggia. Beh, certo, ci vorrà davvero del tempo per rimettere a posto tutto quanto. È vero che siamo nel mese di febbraio, è vero che ancora l'estate è lontana, ma insomma c'è davvero da lavorare e soprattutto c'è da investire del denaro per rimettere a posto tutto quanto. E quando si parla di investimenti, quando si parla di denaro, è un problema, perché insomma i soldi ancora non ce ne sono tantissimi in giro, e quindi è un problema certamente, ma insomma speriamo che anche perché i rimborsi, ammesso che verranno concessi al nostro territorio, arriveranno tra qualche anno, insomma non è una cosa immediata, insomma, ecco, tanto per capirci. Dunque, ancora fotografie che i nostri telespettatori ci hanno inviato. Qui siamo nella zona di Fa di Bruno, le immagini a sinistra, la zona di Fa di Bruno di Marotta. Ecco la situazione delle strade, della strada praticamente che costeggia la spiaggia, e vedete anche qui come i capanni, questi stanno ancora in piedi, ma ce ne sono molti che purtroppo sono stati distrutti dalla forza e dalla furia del mare. Qui sacchi addirittura, sacchi di sabbia messi a protezione di vie, garage e scantinati. Anche qui la forza del mare che è entrata prepotentemente dentro i capanni, sfondando letteralmente porte e quant'altro. Questo pare Rio Crinaccio, ma non vorrei metterci, come dire, la firma, perché non conosco esattamente il luogo, e quindi però così a memoria, poi magari sono un po' tutti uguali, ma pare che sia il Rio Crinaccio. Ecco, ancora strade del lungomare di Fano Sud, quella che era Fano Sud, perché adesso poi, lo ricordiamo, gran parte di quel territorio è passato sotto il comune di Mondolfo. Mondolfo che adesso dovrà rispondere dei danni, dovrà pagare i danni o comunque intervenire per sistemare quello che un tempo era del comune di Fano, adesso dovrà sobbaccarsi anche di queste ingenti spese, ovviamente. Allora, non so se Simona Zonghetti può sentirmi, può raccontarci in quale punto della città di Fano si trova, sicuramente in riva al mare, ma non riesco a capire bene esattamente dove. Sì, ci troviamo nella stessa via. Qui stiamo aspettando una signora che è disposta a rilasciarci un'intervista e a raccontarci quello che ha vissuto in queste ore e quello che stanno vivendo qui gli abitanti. Continua ad esserci un fortissimo vento e guardate, vorrei farvi vedere qua, chiederei ad Alessandro di spostarsi perché l'acqua è davvero alta. Fate conto che questo è un garage, qui c'è una discesa.
e quindi è stata completamente sommersa. Ci saranno circa, ci raccontavano, 2,5 metri di acqua. Quindi pensate, coloro che abitano in queste abitazioni, che sicuramente non possono uscire con le loro autovetture, se non a piedi, con un paio di stivali, ma in certi punti è impossibile andarci perché è davvero alta. Adesso controlliamo se la signora sta scendendo, perché ci teneva appunto a raccontarci che insomma la situazione qua è davvero difficile. Ci sono ancora gli uomini della protezione civile al lavoro, tante persone che ci chiamano dalle loro abitazioni, cercheremo di sentire tutti con la loro testimonianza. Questa è tutta acqua marina che sta avanzando continuamente, la pioggia non cessa purtroppo, continua a piovere. Però purtroppo non vedo ancora la signora. Cerchiamola da questa parte. Ok, è dall'altra parte. Cercheremo di fare il giro sperando di non trovare problemi, perché qua l'acqua si fa sempre più alta. Scusate le spalle, cerchiamo di andare dall'altra parte della strada perché la signora ci sta aspettando proprio dalla porta d'ingresso. Ok, sì, qua dovremmo riuscire a passare. Ecco, bidoni rovesciati per terra, guardate. L'altro vicino alla macchina. Oddio, qui è troppo alta però. Come facciamo? Ci proviamo. Niente, torneremo molto bagnati. Proviamo ad andare oltre. Oddio, scusate. I nostri stivali non sono troppo alti. Non a sufficienza, purtroppo. Occhio, qua c'è uno scalino alle sotto. Eccola, salve. Grazie. Ce n'è un altro lì, sommerso. La copro. Grazie, un bacello. Com'è? Noi un disastro, una paura da morire. Da stanotte alle 3 svegli. Non riuscite ad uscire di casa? No, tesoro, guarda, è tutto allagato e bisogna essere attrezzati, però abbiamo tutto il garage allagato, abbiamo la macchina dentro. E quindi anche la macchina completamente allagata? Penso che non la salveremo, c'è 2,5 metri di acqua. Ci tiriamo da questa parte così vi facciamo vedere la distesa d'acqua. Tutto completamente allagato, quindi quello che noi vedevamo dall'altra parte è sommerso. È quello il garage in cui c'è la sua autovettura? Perfetto, bravissima, lì sotto, dove hai visto l'acqua che arriva proprio come diciamo lì, no? Sotto il terrazzino. Non si vede neanche la porta perché... È da sola in casa o c'è qualcuno con lei? No, c'è il mio marito, per fortuna, sì. Beh, diciamo che se c'è bisogno di aiuto per chi è diciamo al piano terra come qui dei signori anziani, già stamattina gli ho detto se avete bisogno venite pure su, per carità di Dio, ci mancherebbe altro. Quindi c'è tanta collaborazione e solidarietà proprio tra vicini. Assolutamente sì. Bisogna darsi una mano uno con l'altro perché altrimenti, insomma, farci anche un po' di coraggio. Ecco, ma qua è così allagato da che ora? Da questa mattina? No, qui è allagato da stanotte dalle 3. Dalle 3. Sì, perché noi ci hanno anche avvisato appunto i vicini di casa. E quindi abbiamo visto. E già c'era così tanta acqua? C'era già così tanta acqua, anzi, forse adesso sembra un leggermente, ma solo perché il mare si era un po' calmato. Adesso arrabbiandosi, diciamo, per non dire incavolandosi diversamente, sta di nuovo arrivando acqua, come vedi. Ma qui se non fanno la scogliera, tesoro mio, non arriviamo da nessuna parte, certo. Perché continuano a consumare i soldi e io penso che soldi su soldi, come si dice, chi meno spende, più spende, ecco, facessero almeno questa scogliera, perché io spero che il sindaco, questo sindaco che tra l'altro so che non è stato bene, gli faccio anche tanti in bocca al lupo, e spero che lui facci qualcosa per questa Sassonia veramente, ma non per tutti quelli che sono qui intorno, per quello che ho visto io da stamattina su TV Fano, ecco, che sono anche presenti molto, certo. E vi ringrazio. È riuscita a parlare magari anche telefonicamente con qualche altro vicino di casa, magari di quelle abitazioni? No, perché non abbiamo contatti, non è che non conosco nessuno, tranne che i nostri qui, il condominio. Altri non, nemmeno con questa casa qui che lì basta, ma penso che ci sia. Il marito non sia neanche andato a lavorare, hanno un bimbino piccolino di qualche mese, quindi ecco.
Qualcuno è venuto ad aiutarvi? Abbiamo visto in cima alla via la protezione civile. Sì, 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 sì. Poi noi abbiamo avuto bisogno, un supporto verso le 5, abbiamo chiamato appunto i vigili del fuoco, sono venuti su queste tre persone che li ho chiamati angeli e li ringrazio tanto, tanto di cuore. Sono stati molto, ma molto gentili, quindi ci hanno aiutato perché avevamo una tenda che avrebbe fatto un grosso guaio, per cui ecco, ci hanno aiutato, meno male. Bene. Infatti io sono ancora qui con un po', insomma, certo, non certo. È che ancora va bene. Sì, infatti ricordiamo appunto che davvero svolgono un ruolo fondamentale, sì, stanno certo. aiutando tutte le certo. persone in difficoltà in questo momento e sono tantissime le persone al lavoro. Al lavoro, ho visto che da stamattina qui hanno sempre monitorato, non hanno mai abbandonato, ecco, insomma. Bene, sì. Adesso l'unica cosa che io spero che qualcuno faccia per noi, appena magari si calmi un pochino qui, perché è logico, l'acqua da garage la prendono di lì, dove la buttano, vanno su e ritorna giù, perché visto c'è la discesa, che però magari in 2-3 giorni, ormai penso che lì non è che possiamo salvare più tanto, però almeno poter poi andare a vedere quello che è accaduto. Senta, ma oltre all'automobile anche qualcos'altro giù nel garage? Beh, vabbè, c'è il frigorifero, paghiamo tutte comunque. Quindi anche quello sicuramente, sì, sicuramente non sarà più in funzione. Sì, perché se c'è 2,5 metri di acqua, essendoci che poi dal garage c'è una piccola apertura, sicuramente oltre l'acqua che prende da sotto anche sarà entrata da anche sopra. Da sopra, sì. Mi spiace perché la macchina mi sa che noi dovremo... Sì. Energia elettrica ne hanno, sì. Penso che non, insomma, non sia più riutilizzabile. Riutilizzabile, credo che nessuno... L'energia elettrica invece? E lì sarà saltata, ovviamente, ci hanno detto, perché poi tra l'altro lì c'è anche un motore che entra in funzione quando capitano queste cose, ma non così, ovvio. Sicuramente è saltata la corrente, quindi neanche la pompa funziona, ecco, più. Invece in casa avete energia elettrica? A casa abbiamo tutto, grazie a Dio. Sì, sì, tutto a posto. Invece Marco, questa mattina mi raccontavano da via Fratelli Zuccari che là non hanno energia elettrica nemmeno dentro le abitazioni. Quindi ecco, ci sono diversi problemi, però qua sicuramente ci sono luoghi e garage ancora più allagati. Sì, quindi visto, non pensavate voi di trovare una cosa così, però, no, assolutamente. Non ce l'aspettavamo. Ma non riusciranno a venire qui da me, ho detto, perché guarda in che stato, però vedo che dai... Sarei bagnata. Sì, attrezzati siamo attrezzati, ma sicuramente sono queste sono situazioni in cui di sicuro non abbiamo insomma bisogno noi. Ecco, ci sono persone assolutamente più in difficoltà. Certo, certo, assolutamente sì. Va bene. La ringraziamo per la disponibilità. E speriamo che qualcuno ci ascolti, che facciano qualcosa, perché poi non aspettiamo che ci sia le cose più, come si dice, il morto, no. Non vogliamo questo. Poi uno dice, ah, ma lo sapevamo, bla bla bla, sempre le stesse cose, no? Cercare di fare qualcosa ancora, insomma, che sia... Il prima possibile. In tempo, perfetto. Bene. Simona, grazie di cuore. Grazie, grazie a te, grazie mille. Grazie per il lavoro che state svolgendo. Grazie. Ti ripasso la linea, Marco, perché cerchiamo di riattraversare con calma, perché l'acqua sta salendo sempre di più. La linea a te in studio. Grazie, Simona. Grazie, ovviamente, a questa... Signora che con le sue parole, con la sua pacatezza, con la sua tranquillità e possiamo dire anche una certa serenità è riuscita a rendere meno drammatica, almeno agli occhi di chi ci guarda, questa situazione. E considerate che noi siamo qui all'asciutto, al caldo, loro invece non solo vivono questo dramma in questo momento, ma vivranno poi il disagio anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni, perché poi si tratterà di fare una conta dei danni, rimettere in ordine le cose, ripulire tutto quanto. Insomma, ecco, non è proprio una cosa semplice e immediata. Però già l'essere in questo stato d'animo, avere questo spirito, aiuta e fa sì che si è già avanti in quest'opera. Non dico a metà dell'opera, ma insomma già molto più avanti rispetto a chi invece si lascia prendere dalla rabbia, dalla disperazione e dal nervosismo. Perché poi c'è da essere anche un po' nervosi quando ci si rende conto che insomma questi danni si potevano forse evitare se qualcuno, la politica, come abbiamo detto e sentito, poteva fare qualcosa in questo senso. Le scogliere, queste scogliere che tutti invocano, che tutti chiedono a gran voce. Il mare che in quel tratto, in quel punto, 50 anni fa, 60 anni fa, non era certo lì, era molto più indietro, 100 metri, 150 metri più indietro rispetto a dove lo vediamo noi oggi,
Perché allora adesso è avanzato così tanto? Gli esperti, gli pescatori, gli uomini di mare dicono perché è stato costruito il porto. Il porto ha scombussolato, ha spostato e ha fatto quello che ha fatto. Il mare poi di conseguenza sta facendo quello che sta facendo adesso. E le scogliere probabilmente risolveranno il problema su via Fratelli Zuccari, ma il problema si sposterà, non sappiamo dove, ma si sposterà. Questo è poco, ma è sicuro. Allora, andiamo, dicevamo che questa mattina la signora accennava all'imbocca al lupo, agli auguri fatti al sindaco, perché stamattina ha chiesto di uscire in anticipo dall'ospedale dove è stato ricoverato per qualche giorno per un piccolo intervento, proprio per seguire da vicino l'evolversi di questa situazione. Il sindaco è venuto qui a Fano TV per parlare ai cittadini, per cercare di rassicurare, per cercare di spiegare, in particolare soprattutto a coloro che chiedevano e che chiedono le scogliere. Se la regia è pronta, io manderei in onda la clip dove il sindaco appunto spiega un po' questo problema delle scogliere. Grazie sindaco per essere venuto, so che appena uscito dall'ospedale, insomma, quindi... Vengo proprio dall'ospedale da questo momento, sì. Allora, noi abbiamo fatto vedere in diretta ai nostri telespettatori a casa, in diretta quello che è successo durante la notte. Il problema principale, sindaco, è sempre lo stesso. Viale Ruggeri, via Fratelli Zuccari, tutte zone che sono finite praticamente sott'acqua. Tante abitazioni, tante persone disperate, perché comunque hanno avuto anche dei danni, elettrodomestici. Un signore di 76 anni ha raccontato che da solo, in preda alla forza della disperazione, si è tirato su da solo la lavatrice e l'ha buttata, l'abbiamo vista, l'ha buttata sopra un tavolo per cercare di salvarla e di non rovinarla. Allora, queste benedette scogliere, è la prima domanda che mi viene spontanea da fare, è quello che credo anche i nostri telespettatori, non solo quelli interessati dal problema, vogliono sentire. Queste benedette scogliere, questi 3 milioni, si erano parlati di 3 milioni di euro, quando si faranno? Oh, intanto io, se si faranno. Intanto volevo dire questo a tutti i cittadini che magari sono in ascolto in questo momento, che io sono vicino a loro, puoi immaginare il mio stato d'animo in ospedale, infatti sono uscito anche prima e mi sono recato qua. Sono anche in condizioni non ottimali per essere vicino a loro. E il tema principale, ovviamente, è stato un evento straordinario, perché il problema c'è in tutta la costa adriatica, mi hanno chiamato anche a Cattolica, sono esondati i fiumi, la costa ha avuto mareggiate da tutte le parti, la stessa Arzilla è esondata all'interno, devo dire disgraziatamente è esondata all'interno, ma fortunatamente ha recato meno danni alla foce vicino al centro abitato. Il tema di Viale Ruggeri, qui c'è stato anche un problema, che con la mareggiata grande non riuscivano a frenare l'arrivo delle acque dai fossi, dal rio Crinaccio, dall'Arzilla. Qui noi onestamente abbiamo fatto tutto. Io ho fatto terrorismo anche all'interno della nostra amministrazione, da settembre avevamo il progetto preliminare pronto, ci siamo attivati prima della riunione della conferenza di servizi con lo screening di via, siamo pronti con l'esecutivo, siamo pronti con la convenzione che io firmerò. Speriamo che la Regione non ci faccia fare altri ritardi, perché se dallo screening di via ci chiederanno il procedimento di via, significa perdere altri 5 o 6 mesi. Via significa la valutazione di impatto ambientale, quindi altra burocrazia, esatto, su burocrazia. È uno strumento importante. Questo è Carignano Ciavarini, esatto, questa mattina. In questi casi io ho già detto, ho già chiamato anche la Regione, che questa mattina dall'ospedale, che se non in tempi brevi ci consentono di intervenire, io andrò con tutti i residenti di fronte alle abitazioni di coloro che attraverso la burocrazia ci tendono a rallentare gli interventi. Anche perché adesso, ecco, quindi avete sentito, il sindaco ha detto, se la burocrazia continuerà a metterci in sostanza in difficoltà il bastone fra le ruote, io sono pronto ad andare con i cittadini a manifestare e a chiedere una volta per tutte che si sblocchi questa situazione. Andiamo da Simona Zonghetti, che ha un altro ospite in diretta.
Sì, esatto Marco, ci siamo spostati di pochi metri, però qua ci sono davvero delle persone che hanno bisogno. A fianco a me c'è Antonio Urbano, chi vive con te? Con me vivono mio zio che è disabile e non è autosufficiente, mia nonna di 85 anni che alcune cose bene o male riesce a farle, le cose essenziali insomma di tutti i giorni. Quindi sono in difficoltà? Sì, esattamente. Sono qui, infatti vivo con loro ormai da 2 anni poco più per dargli dell'assistenza, ovviamente. E questa mattina, come ogni 2 venerdì, dovevano venire gli assistenti domiciliari a fare un prelievo per l'INR e viste le condizioni della strada che c'è qui in via degli Schiavoni non sono potuti passare. Sappiamo tutti quanto è importante insomma in questo tipo di prelievo. E quindi adesso vogliamo sapere bene o male come e quando verranno. Tra l'altro, come avete visto prima, di là c'è tutti i nostri garage che sono sotto, dove avevamo proprio tutti i beni di assistenza insomma, per loro, insomma, pannoloni, addirittura c'è dentro anche una sedia a rotelle di quelle insomma, motorizzate che è completamente sommersa dall'acqua, spero che insomma, si sistemi, insomma, ecco. Si possa recuperare. Invece per quanto riguarda medicinali, cibo, siete a posto o avete bisogno di aiuto? Perché altrimenti lanciamo un appello. Per fortuna abbiamo fatto una spesa consistente proprio qualche giorno fa, un paio di giorni fa, prima che insomma venisse tutta questa bufera, insomma questa tempesta. Perciò per quello siamo a posto con acqua e cibo. E il discorso è che non possiamo muoverci con la macchina e facciamo un attimo gli scongiuri, dovesse succedere qualcosa proprio in questi giorni, non so se l'assistenza o un'ambulanza o cose del genere sia in grado di arrivare qui, perché il nostro edificio qui attorno è completamente circondato da acqua, che va dai 30 centimetri ai 70, come avete visto lì nell'incrocio. Esatto. con a 2,5 nella discesa. A 2,5 anche 3, perché arriva quasi fin sotto il tetto, quasi 3 metri siamo, sì. Quindi case assolutamente isolate. Io ringrazio Antonio, anzi Marco, ne approfitto per lanciare un appello io alle persone, nel caso in cui dovessero avere bisogno, di contattare la redazione di Fano TV e faremo il possibile per andare ad aiutarli. Quindi mi raccomando, non esitate, cerchiamo di fare il possibile. Per ora è tutto, grazie a te la linea in studio. Grazie Antonio. Sì, bene. Grazie. Immagino, capisco anche Simona Zonghetti che si trova in quei luoghi e quindi vive sulla sua pelle il dramma che stanno vivendo poi queste persone, ma ovviamente la redazione di Fano TV può solo raccontare quello che sta succedendo, sensibilizzare gli enti e quant'altro, ma poi ci sono come dire, i numeri preposti e le persone preposte per l'assistenza e quant'altro. Non che io voglia lavarmi le mani, assolutamente, però ecco, per non fare confusione, non è che la gente deve chiamare qui se ha bisogno e poi magari non trova nessuno perché stanotte siamo giustamente a riposo, a riposare, cioè la gente deve chiamare le forze dell'ordine laddove c'è bisogno delle forze dell'ordine, i vigili del fuoco laddove c'è bisogno dei vigili del fuoco e l'assistenza sanitaria, il 118, quando c'è bisogno di essere assistiti in tempi assolutamente celeri e veloci per salvare la propria vita o quella altrui. Quindi Simona giustamente ha detto chiamate, ma insomma ecco, chiamate relativamente per ecco, dare voce, soprattutto ecco, aiutiamo a dare voce a chi non ha voce. In questo senso il nostro ruolo è giusto, sacrosanto, è un diritto, è un dovere e quindi siamo qui per questo e ci stiamo adoperando facendo di tutto e di più per darvi una mano a dare voce a chi non ha voce in questo momento, perché verrebbe voglia anche di urlare, forse un po' di rabbia, forse un po' e noi siamo qui per questo. Per il resto, ecco, se uno ha bisogno, siamo chiari, no? Ok, vedete intanto vigili del fuoco che sono arrivati sul posto, stanno parlando. Simona! Stiamo sentendo il rumore della pioggia che è tornata ad essere battente sulla costa, continuerà a piovere purtroppo ancora per le prossime ore. Abbiamo un avviso che tra l'altro è disponibile anche sul nostro sito internet se volete leggerlo, un avviso di condizioni meteorologiche. Scusate, c'è qualcuno di voi che magari è disposto?
Ecco, intanto sta prendendo accordi con le persone del posto. Dicevo, Mauro, perfetto. Allora, un attimo solo, dicevo, a proposito dell'avviso di condizioni meteo avverse, questo numero 6 del 6 febbraio, quindi avviso di oggi, allora prevede questo avviso di condizioni meteorologiche avverse, pioggia debole, diffusa, più insistente nei settori centro-meridionali, quindi teoricamente la pioggia dovrebbe spostarsi più verso sud, a sud della regione, e il limite delle nevicate in progressivo calo fino a 400 metri. Il vento durante la prima parte della giornata, quindi nella mattinata, sarà nord-orientale di intensità di vento fresco e raffiche fino a burrasca lungo la fascia costiera e anche in mare. Intensità in attenuazione invece nel corso del pomeriggio. Quindi, stando a quello che è il bollettino, dovrebbe la situazione del tempo migliorare nel corso delle prossime ore o comunque diminuire di intensità. Il mare sarà agitato con onda proveniente dal nord-est, segnala la possibilità di mareggiate su tutta la fascia costiera. Questo è il bollettino che potrete, ripeto, leggere anche là sul nostro sito. Allora, vedo che c'è Simona Zonghetti con i Vigili del Fuoco. No, forse non ci sente. Mandolini, sentiamo Mandolini allora, mentre Simona si sta organizzando. Allora, Presidente Mandolini di Oasi Confartigianato. Oasi Confartigianato si raggruppa i concessionari di spiaggia che hanno subito un danno enorme oggi. Sì, un danno veramente enorme, sì. Purtroppo siamo disastrati tutti, da nord a sud, tutti gli stabilimenti più o meno sono stati colpiti da questa mareggiata che è fuori da ogni regola. Sinceramente, anche sentendo i più anziani che vivono oramai da decenni sul mare, non mi dicono che non hanno mai visto una mareggiata così devastante, così grossa. Senta, Mandolini, io non so se la Zonghetti è pronta, perché abbiamo in collegamento diretto Simona Zonghetti con i Vigili del Fuoco. Non vorrei far aspettare gli operatori, certo, dei Vigili del Fuoco, perché ovviamente devono lavorare, non è che hanno tempo da perdere. Va bene. Ecco, non hanno tempo... Allora, Mandolini, la richiamiamo noi tra un attimo, va bene? Va bene, grazie. Grazie mille, la richiamiamo un attimo noi in modo tale che liberiamo poi il Vigile del Fuoco, perché, ripeto, è bene l'informazione che deve far sapere, non so come stanno le cose, come vanno le cose, però è importante che poi non disturbiamo più di tanto, perché queste persone hanno da fare, ne avranno da fare ancora per tanto, e quindi non distogliamoli dal loro principale lavoro. Dovremmo esserci. Sento la regia che sta dando le ultime disposizioni per il collegamento. Tanto siamo in diretta, non è che non c'è problema, insomma, tanto sono dirette che prevedono anche questi momenti, come dire, tecnici, e che servono per ecco, dovremmo esserci. Poi ci collegheremo di nuovo con Mandolini per sentire cosa intendono fare come associazione di categoria. Cello, non mi... Ecco. Io non so perché è così difficile mandarle... Non prende il suo telefono. Vabbè, basta dirgli che... Vabbè, ok, non riceve. Ok, allora... quindi ci sentiremo tra poco con Mandolini. Intanto, se dalla regia riusciamo a far vedere anche le immagini che ci stanno mandando in tanti attraverso WhatsApp, ricordo il numero di telefono 338 4968 250, questa è la strada per camminate, e poi andiamo a vedere, ecco, questa è ancora la strada sul lungomare di Marotta, e ancora queste le abbiamo viste prima,
la spiaggia che è stata distrutta dalla forza del mare. Ecco, dovremmo essere collegati adesso a questo punto con Simona. Simona, te. Sì, Marco, sono con il comandante dei Vigili del Fuoco Poggiali, quindi ci teniamo a far vedere che ci sono uomini sul posto, uomini che stanno aiutando le persone in difficoltà. Sì, stiamo lavorando in tutta la provincia, soprattutto in tutta la fascia costiera, con 35 uomini, tutti al lavoro in questo momento. Purtroppo non sempre si riesce a dare risposta alle richieste dei cittadini, perché da una parte le richieste sono tante e arrivano tutte in contemporanea. In molti casi però purtroppo non possiamo ancora intervenire per svuotare sottoscala, garage, cantine interrate o seminterrate, perché finché non si abbassa il livello del mare non riusciamo a scaricare l'acqua. Quindi sarebbe un lavoro solo di facciata, invece abbiamo bisogno, necessità, la popolazione ha bisogno di interventi concreti che comunque continuiamo a fare, continueremo per tutta la giornata di oggi e finché serve anche la notte e domani. Certo, oltre a questa quali sono le altre zone più critiche? La zona critica è la zona attorno al fiume Foglia. Stamattina nell'area attorno a Casinina abbiamo avuto dei problemi anche legati alla viabilità, strade interrotte, persone che siamo andati a recuperare dalle proprie abitazioni con i nostri anfibi, e adesso anche a Pesaro il Foglia è il fiume che desta più preoccupazioni. Ecco, dopo aver aiutato le persone che abitano in questa via, dove vi recherete? No, noi continuiamo a essere, andremo in una zona di Marotta per continuare a effettuare alcuni svuotamenti, e comunque resteremo con Fano con un dispositivo rinforzato rispetto a quella che è la media, lo standard giornaliero quotidiano normale. Ecco, il Rio Crinaccio com'è? Esondato? Ci sono sottopassi chiusi e ancora allagati? Non abbiamo notizie specifiche di esondazioni importanti. Ovviamente i sottopassi non devono essere transitati, anche perché seppure apparentemente liberi potrebbero d'improvviso risalire. Simona, ci sono tutti a evitare delle informazioni utili che i vigili possono dare alle persone? Certo. Certo, mi chiedeva il direttore se ci sono delle informazioni utili che potete dare a coloro che in questo momento ci stanno guardando. Ma guardate, la situazione è una situazione sotto controllo, quindi non bisogna mettersi in difficoltà da soli, perché per il resto stiamo tutti riuscendo, non solo i vigili del fuoco, le forze di polizia, i carabinieri, moltissimi volontari di protezione civile ci stanno dando una mano con le loro attrezzature. L'importante è che la popolazione, che capiamo ha subito e subisce dei disagi, abbia pazienza, perché, ripeto, non sempre è possibile svuotare le parti basse dall'acqua finché non si riesce ad avere una situazione un po' più tranquilla. Auspichiamo, domani per domani le previsioni danno dei sensibili miglioramenti, e quindi nel momento in cui la situazione sarà sicuramente più ricettiva dal punto di vista dello svuotamento, continueremo a fare le operazioni, ma questa volta in modo concreto, abbassando il livello delle acque sensibilmente. Diceva di evitare delle situazioni di pericolo, per cui immagino anche non mettersi in strada se non è necessario. Sì, ovviamente anche questo, l'elevato afflusso di macchine non necessario provoca una serie di criticità. Intanto qualcuno può rimanere bloccato in sottopassi o simili, e poi sicuramente abbiamo dei notevoli ritardi nel movimento dei mezzi di soccorso, quindi laddove non sia necessario invitiamo veramente di non venire a vedere la situazione. Avranno modo nei tempi successivi, oppure seguendo le vostre dirette, di rendersi conto della situazione. Marco, hai altre domande per il comandante? Visto che andrà adesso con il fai da te la gente, perché ovviamente se ci sono dei consigli utili per non commettere errori che possono essere anche rischiosi per l'incolumità. Certo, ci sono dei consigli invece per quanto riguarda il fatto di non rischiare, quindi per l'incolumità delle persone. Ripeto, la situazione non è una situazione drammatica, quindi non dobbiamo spaventarci, però
se vogliamo osare più del necessario, potremmo anche correre dei rischi che non vale la pena di correre. Quindi non evitiamo di curiosare, anche evitiamo, se ci sono delle situazioni di vero pericolo, ricordiamoci che tutti i numeri di soccorso e in particolare il 115 sono operativi H24, quindi laddove c'è veramente una situazione di pericolo vi invitiamo a segnalarcela. Laddove c'è una situazione di disagio noi ne prenderemo atto, però ripeto, interverremo nel momento in cui questo sarà effettivamente possibile. Benissimo, grazie ancora al comandante Poggioli, buon lavoro a tutti voi. Marco, ti restituisco la linea. Sì, grazie, grazie Simone. Allora, anche qui, guardate questa fotografia che ci hanno inviato proprio adesso su WhatsApp. Non ho idea adesso di dove sia stata scattata, però si capisce che là sotto c'è una finestra, c'è una porta, quindi c'è un ambiente che è completamente sommerso dall'acqua e questa è la situazione. Vediamo se riusciamo a leggere. Sì, allora questa è la parte sotto dell'Isla Bonita, che è un locale che si trova sul lungomare Sassonia a Fano. Purtroppo riusciamo a scaricare soltanto abbiamo in questo momento soltanto una fotografia, ma speriamo poi nel corso di questa diretta di potervene far vedere altre. Stiamo scaricando ovviamente tutte le fotografie che ci state inviando, stiamo mettendo sotto sforzo, sotto stress anche la nostra rete, la nostra banda. Intanto ecco, questi sono gli operatori dell'Enel. Quando io chiedevo al comandante Poggioli dei Vigili del Fuoco consigli e quant'altro, mi riferivo in particolare a chi si trova nelle condizioni di dover gestire un'abitazione magari sommersa in parte dall'acqua con apparecchiature elettriche e quindi l'acqua con l'elettricità che non va poi così tanto d'accordo, se c'erano dei consigli che i Vigili del Fuoco potevano dare. Ma comunque non fa niente, le cose importanti, essenziali che il comandante doveva dire le ha dette bene, ci ha rassicurato sul fatto che sono presenti in gran numero e lo continueranno ad essere anche nelle prossime ore e di notte, perché ci sarà da fare ancora per tutta la nottata e anche quella di domani. Per chi avesse necessità, ha ricordato anche il 115, che è il numero dei Vigili del Fuoco. Allora, intanto ecco, vedete gli operatori, i tecnici dell'Enel, qui sono gli operatori invece della Protezione Civile, vedete, sono tutti al lavoro qui in via degli Schiavoni, credo che sia via degli Schiavoni, comunque la zona è sempre quella lì attorno, cioè stiamo parlando della zona di Sassonia 3, ecco, prima citavamo la Isla Bonita, ecco, siamo a qualche centinaio di metri da lì, tanto per capirci, e questa è la situazione. Poi il comandante dei Vigili diceva anche delle persone che sono state soccorse questa mattina anche con i mezzi anfibi dei Vigili, persone che sono state recuperate dalle proprie abitazioni, isolate dall'acqua, sono state portate in salvo. Allora, non so quali altri servizi abbiamo, forse abbiamo la telefonica, eravamo in collegamento con il responsabile di Oasi Confartigianato, se possiamo ripristinare questo collegamento telefonico così. Ecco, forse ci richiedono la linea, intanto. Chiuso. Ale, ci spostiamo, andiamo là. Ok, ecco. Vedete, sono. Ecco, qui siamo vicino a via Ruggeri, questa è già una via molto più conosciuta. Se riusciamo ad andare su via Ruggeri, vi accorgerete. Mandolini, vi accorgerete e daremo un'occhiata adesso a com'è la situazione rispetto a questa mattina. Questa mattina la situazione era drammatica.
con una strada completamente distrutta, vedete già i detriti a terra, quindi i sassi a terra, portati dalla forza dell'acqua, dalla forza della furia del mare. Mare che è ancora agitato, ovviamente è ancora molto mosso. Guardate, man mano, ecco, qui siamo veramente a ridosso dell'acqua, del mare. E ancora un secondo e poi... Anzi, Mandolini, mi sente? Sì. Ecco, bene. Allora, dicevamo che il comparto dei concessionari di spiaggia è stato veramente colpito in maniera pesante. Poco fa l'ufficio stampa del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, ha detto e ha provato a dare una stima, una prima stima dei danni, e parlava di 20.000, 30.000 euro, qualcuno 50, 60, soprattutto chi ha avuto i capanni distrutti dalla furia del mare. Ecco, forse è un po' presto per fare la conta dei danni, però i danni ci sono e sono veramente tanti. Sì, questo sì, noi abbiamo avuto dei danni veramente, veramente ingenti, a prescindere noi, proprio io personalmente come stabilimento, ma anche i miei colleghi, ho sentito per telefono, e indicativamente adesso nell'ordine, così diciamo a colpo d'occhio, siamo anche noi su quelle stime lì. Adesso chi più chi meno, però l'ordine delle cifre sono veramente enormi e girano su quelle cifre lì. Senta Mandolini, quanti sono i concessionari di spiaggia che operano nei chilometri di costa che interessano la provincia di Pesaro Urbino? Di tutta la provincia di Pesaro, sì, per quanto sì. riguarda Fano siamo 51-52 stabilimenti, per quanto riguarda Pesaro non le saprei dire, adesso il numero preciso non le saprei dire, ma abbiamo altrettanti 50. Ecco, lei ha sentito qualcuno di questi associati? Che cosa hanno detto? Che cosa dicono? Sono disperati, poveretti. Sì, io ho sentito i miei colleghi, sia a Gimarra, ho sentito Bagnicrida, ho sentito Ponte Sasso, e sono veramente disperati perché in alcuni casi le cabine, i capanni sono caduti, e in altri gazebi e quant'altro è andato tutto giù. Insomma. Ecco, cosa pensate di fare? Cosa pensate di fare? Adesso bisognerà raccogliere... ovviamente bisognerà raccogliere soldi per poter rimettere in piedi tutta la spiaggia, indipendentemente dalla richiesta di rimborsi e quant'altro, ma abbiamo già detto che lì passerà almeno un anno prima di vedere qualche soldo. Voi avete già pensato a una strategia per poter andare incontro a questi operatori, anche perché voglio dire, già la stagione l'anno scorso è stata quella che è stata, quindi è stata già penalizzante per i concessionari di spiaggia. Quest'anno, insomma, qualcuno sta già pensando di aspettare prima di prenotare tutta la stagione e starà a vedere di mese in mese, perché non vuole rischiare di pagare tutta la stagione e magari di fare soltanto un mese di bagno al mare, perché poi c'ha due mesi magari di tempo brutto. Quindi insomma le previsioni non è che siano tanto felici per chi gestisce una spiaggia. Ecco, a questo punto un'associazione come la vostra, come la Confartigianato, che è un'associazione importante, ha già pensato a una strategia, questo lo diciamo anche per chi ha una concessionaria di spiaggia e ci sta seguendo in questo momento, cioè chiederete, non so, qualche finanziamento alla banca, farete da garanzia, da garanti, cioè qualche strategia ce l'avete in mente? Allora, al momento di questo ancora non abbiamo discusso, anche perché diciamo che non ce n'è stato il tempo. Adesso nei prossimi giorni ci incontreremo, vedremo quale strategia, quale percorso affrontare meglio, vediamo un attimino di se riusciamo a dare in un certo qual modo delle risposte a quelli che hanno magari anche più bisogno. Dobbiamo vedere un attimo di metterci seduti e ragionare su questa cosa, o con le banche o con delle garanzie, delle società di garanzia. Adesso vedremo un attimino
di mettere in piedi qualcosa per poter aiutare. Una cosa che ho saputo questa mattina, che mi ha contattato il sindaco dicendomi che avrebbe già richiesto lo stato di calamità naturale, quindi già questo è una cosa che sì, magari ci rimborseranno con parecchio avanti con il tempo, però anche alla distanza di un anno, però tanto già meglio di niente non è. E poi quello che andremo a fare subito noi adesso sarà quello di intervenire immediatamente nel ripristino delle strutture, e quello che chiediamo all'amministrazione, questo lo faremo subito, è quello nel venirci perlomeno incontro per quanto riguarda tutta la parte burocratica dei permessi per poter ripristinare le strutture, quindi per accedere con i mezzi nelle nostre concessioni, ecco, tutte queste cose qua che ci potranno permettere di ripristinare a ognuno di noi la propria struttura, perché veramente avremo parecchio lavoro da fare per poter affrontare la stagione con i tempi necessari. Perché secondo lei, Mandolini, quanto tempo ci vorrà adesso, a parte qualche giorno adesso per far calmare un po' l'acqua, quanto tempo ci vorrà per rimettere, per dare una prima sistemata a tutto il litorale? Ah, io stavamo proprio prima ragionando anche con qualche collega, praticamente per noi la stagione inizia adesso. Perché cominceremo, chi già da adesso, da oggi, chi da lunedì, cominceremo a ripristinare indicativamente i tempi di ripristino, dove sono i casi un pochino più disastrati, ci vorranno qui 2 mesi e mezzo, 3 mesi per ripristinare tutto, perché abbiamo impianti fognari totalmente pieni di sabbia e quindi dobbiamo ripristinare tutti gli impianti elettrici. Abbiamo la devastazione, abbiamo tutte le pavimentazioni sottosopra, è tutto da rimettere in piedi. E poi c'è anche tanta sabbia o tanti sassi che sono stati portati via, cioè, quindi esatto, bisognerà risistemare tutto quanto. Esatto, in alcuni punti abbiamo proprio, poi io adesso ho fatto un giro a Ponte Sasso dai colleghi, così per rendermi anche conto delle altre situazioni oltre alla nostra. In alcuni punti manca veramente 1,5 metri, quasi 2 metri di sabbia o di sassi, insomma il materiale che è stato non c'è più, sono passato ai Bagni Alda, come al Lido delle Palme, che sono Ponte Sasso, che l'anno scorso hanno subito i danni ingenti dall'alluvione, adesso si sono ritrovati più o meno nella stessa situazione che hanno vissuto nell'estate scorsa con l'alluvione. Quindi sono veramente situazioni dove dobbiamo recuperare materiale che poi sarà subito lì in acqua e poi rimettere in piedi tutto il sistema degli impianti, il sistema del camminamento, insomma di tutto lo stabilimento devono essere rimessi in piedi. Ha sentito qualche collega, com'è la situazione nelle altre spiagge anche della regione Marche o della vicina Romagna? Più o meno hanno subito danni come qua da noi? Io altri colleghi non ho avuto modo di sentirli, perché ci siamo, ecco, siamo stati abbastanza indaffarati qui nella nostra zona e quindi altri non sono riusciti a contattarlo, però per quello che apprendo dai TG locali sì, la situazione è più o meno come la nostra, dove più dove meno, però siamo tutti nella stessa, da Riccione fino ad arrivare giù a Senigallia, ma anche Marzocca, Ancona, quelle zone lì è tutto più o meno uguale. Anzi, non ci sono addirittura tratti ancora peggiori. Quindi. Ancora peggiori. Grazie Mauro Mandolini, presidente di Ose Confartigianato, grazie per essere intervenuto all'interno del nostro telegiornale, grazie e buon lavoro soprattutto. Allora, continuano ad arrivare, intanto le immagini, le vedete via Caboto con l'acqua che praticamente si è riversata su tutta, ecco, qui stanno, che vabbè, adesso non mi sente forse l'operatore, ma stavano portando via un'auto, stavano liberando un'auto dall'acqua, la stavano trainando, comunque più o meno sono operazioni di routine in questi casi, operazioni che servono per cercare di almeno tamponare e sistemare il sistemabile. Simona Zonghetti, che dovrebbe comunque sentirmi. Allora, vedo che insomma, sì, via Le Ruggeri più o meno
sarà intransitabile ormai sì. per i prossimi giorni, per le prossime settimane, bisognerà risistemare tutto quanto. Continua a piovere, vedo, e c'è anche molto vento. Sì. Assolutamente, dunque, come dicevi te adesso, siamo in Viale Ruggeri. Alla mia sinistra potete vedere le case isolate in cui siamo stati poco fa. L'abitazione in cui ci sono dentro due persone con disabilità, in difficoltà. Guardate quanta acqua. E guardate invece fino a dove sono arrivati i pezzi di asfalto. Viale Ruggeri è devastata. Una strada, se ancora così si può chiamare, come dicevi tu Marco, sicuramente rimarrà chiusa per diverso tempo. Possiamo vedere anche da questa parte la forza, la furia delle onde. Oh, scusate, ma c'è tantissimo vento e ha rovinato tutto. Ecco, chiedo all'operatore di venire qua vicino a me. Guardate com'è la situazione. Dall'altra parte, in cima, verso la pista dei go-kart, sicuramente la situazione è ancora peggio. Ale, ci spostiamo qua giù, facciamo vedere anche in quale stato è la carreggiata. E quello che fa arrabbiare... Il vento è fortissimo, lungomare giustamente, ci sono tubi. Quello che fa arrabbiare, è che tutte le volte che vi mostriamo, succede un paio di volte all'anno, quello che fa arrabbiare è che, ecco, attenzione all'acqua, quello che fa arrabbiare è che tutte le volte questa strada poi viene risistemata, quindi si spendono soldi pubblici, attenzione Simona, attenzione all'acqua, si spendono soldi pubblici e poi siamo appunto a capo, quindi adesso bisognerà rispendere altre decine e decine di migliaia di euro per risistemare una strada che puntualmente si sa già che verrà ridistrutta dalla forza del mare, perché è certo, almeno due volte all'anno le mareggiate rendono e distruggono la strada, come è successo oggi. Lì vedo che c'è un tubo, immagino che sia un tubo che sia collegato a un idrovora da qualche parte. Penso che sia, sì esatto, è collegata con insomma, tutta l'attrezzatura dei vigili del fuoco. Siamo andati anche intorno al ristorante Lo Yank, dove oggi ci hanno segnalato delle difficoltà enormi, però non abbiamo trovato nessuno in questo momento, quindi credo che, e spero di no, però forse c'è un po' di rassegnazione, non c'è nessuno. Anche nelle abitazioni, qua è tutto chiuso, non riusciamo a trovare più nessuna persona, anche perché è davvero freddo e pericoloso soprattutto. Quindi, ecco, guardate, qua, come dicevi tu Marco, ancora più rovinata. Guardate, questa è la situazione di Viale Ruggeri. Dall'altra parte invece c'è una distesa di ghiaia, sassi, c'è di tutto. Da questa parte... si vedono le abitazioni. Ecco, guardate quanta acqua. Questo era un parcheggio, però qui sicuramente queste abitazioni hanno il piano terra allagato, o perlomeno quello sotto. Ecco, questa è la situazione. Senti, Simona, anche il vescovo di Fano, Monsignor Armando Trasarti, sì, esprime vicinanza alle famiglie della diocesi e a tutti coloro che sono stati colpiti pesantemente dal maltempo, nel ringraziare in particolar modo quanti a vario titolo si stanno adoperando per far ritornare la situazione alla normalità. Il vescovo invita tutti ad aiutarsi reciprocamente con spirito di solidarietà e di servizio. Quello che sta già avvenendo, in parte avvenendo, almeno quello che abbiamo raccolto, le testimonianze che abbiamo raccolto, abbiamo visto poco fa un giovane che stava prestando comunque assistenza ai suoi parenti, così come la signora, la vicina di casa, che sta aiutando anche e sta vicino
anche moralmente, non solo materialmente, ma anche moralmente, che forse è più importante del piatto di pasta preparato in questo momento, perché comunque è moralmente che c'è bisogno di sostegno. Ebbene, la vicina di casa poco fa abbiamo visto come sta aiutando i vicini anziani. Insomma, ecco, sono belle testimonianze, e quindi questo invito del Vescovo è un invito molto bello, e che sono certo, perché conosciamo i fanesi, che hanno tutti i difetti del mondo, però quando si tratta di solidarietà, i fanesi non sono secondi a nessuno, questo dobbiamo dirlo, e quindi è bello, se dobbiamo vantarci di qualcosa, tra i tanti difetti che abbiamo, perché mi ci metto anch'io come fanese doc, però quando si parla di solidarietà, lì, e quindi è bello questo, molto bello. Allora, andiamo per un attimo, mentre qui continuiamo a vedere Viale Ruggeri, andiamo a vedere poco più là c'è la Isla Bonita, come dicevamo, che è un locale estivo, e guardate, queste sono le fotografie che sono state scattate sotto il locale, vedete? Completamente sott'acqua, e questa è la situazione in questo istante. Vediamo se riusciamo a farvi vedere anche altre fotografie. Stiamo mettendo a dura prova anche i nostri sistemi, i nostri computer, che ovviamente stanno ricevendo tantissime fotografie, tantissimi video, tantissime testimonianze realtà. Ecco, vediamo qui, non so se riusciamo a vederlo. Riusciamo a farlo vedere? Ecco, un po' sì, questo è il fiume Metauro, all'altezza di Calcinelli, credo. Questo è il fiume Metauro all'altezza di Calcinelli. Bello gonfio, bello pieno, anche se osservato speciale, come dicevamo, è il Foglia a Pesaro. È il Foglia e non il Metauro, che ancora... Ecco, sì, beh, certo, è in parte anche qui, vedete, uscito sicuramente dagli argini, però adesso speriamo che ecco, si riprenda, ecco, sì, è ripreso il video, però ecco, vedete, le stradine comunque lì vicino sono ancora, e questo è il mare in diretta, mare che ancora è decisamente agitato, nulla a che vedere, immagino, con quello di qualche ora fa, di questa notte, quel mare che con tutta la sua forza ha spaccato tutto quello e distrutto tutto quello che poteva distruggere, e lo ha fatto creando davvero molti danni. Abbiamo sentito poco fa anche il responsabile del Confartigianato, l'associazione Oasi, che si occupa dei concessionari di spiaggia. Allora, qui qualcuno chiede addirittura di sospendere il carnevale domenica, non c'è nulla da festeggiare, non è un clima festoso questo, di queste ore, insomma, come segno di rispetto per tutte le persone colpite da questo maltempo, chiede di spostare, di non fare la sfilata domenica, perché domenica a Fano c'è la sfilata. Allora, Barracuda di Ponte Sasso, vediamo un po' il Barracuda di Ponte Sasso, qui alcune fotografie. Ancora fotografie che ci sono state mandate al 338-4968-250, Barracuda di Ponte Sasso, ancora qui strade con detriti e stazioni balneari colpite dal maltempo, dalla furia del mare. Ecco qui le foto che testimoniano, più di qualsiasi altra parola, insomma, quello che è successo. Allora, andiamo invece qua, qui siamo, andiamo a vedere, ecco, non so esattamente dove. Allora, abbiamo Matteo Ricci, che è il sindaco di Pesaro, mi dicono dalla regia al telefono. Allora, buonasera sindaco. Buonasera a tutti. Buonasera, allora la situazione a Pesaro è difficile, qual è in questo momento? Ma
la mareggiata di questa notte ha fatto un disastro al mare, perché sia gli stabilimenti balneari che una buona parte dell'arredo urbano della zona della Piazzale della Libertà, della Palla di Pomodoro, ha subito ingenti danni. L'acqua è arrivata fino a Viale Trieste, una mareggiata del genere non se la ricorda nessuno. E quindi sono molti danni sicuramente agli stabilimenti balneari, ma anche alle strutture pubbliche. E in più abbiamo il fiume purtroppo stracolmo, e la situazione più critica è in Via Toscana, vicino all'area artigianale di Via Toscana, e quindi quella è la situazione più complicata e che stiamo tenendo sotto controllo, anche perché è arrivata da poco la piena dalla diga di Mercatale, quindi la situazione è ancora molto critica. Poi ovviamente tante frane, purtroppo le precipitazioni sono state molto pesanti, ma è il vento e il mare che non permetteva di scaricare il fiume hanno fatto il danno ulteriore. Adesso speriamo che il fiume non faccia troppi danni, di certo già il mare ne ha fatti moltissimi e domani mattina cominceremo purtroppo a contarli, ancora siamo dentro l'emergenza piena. Voi chiederete lo stato di emergenza così come farà il Comune di Fano, immagino, sì, per avere e ottenere qualche rimborso più avanti. Ma a Fano c'è il problema delle scogliere, a Pesaro c'è lo stesso problema? No, ma guardi, è una cosa incredibile, il mare è stato in Viale Trieste, non era mai successo, qui non è questione di scogliere o non scogliere. La mareggiata è stata enorme, in più il vento forte e l'alta marea, questi sono i tre fattori che si sono abbinati, e quindi qui non c'è scogliera che tenga. Una cosa insomma mai vista prima. Ecco, senta, il comandante dei Vigili diceva che vicino al Foglia stamattina con i mezzi anfibi hanno portato via, messo in salvo delle persone, delle famiglie isolate dall'acqua. Che lei sappia, visto che stamattina lo abbiamo visto nella fotografia, era alla riunione quella tecnica, ecco, ci sono situazioni di disagi per le famiglie ancora, oppure no, famiglie isolate? No, non mi risultano. Non mi risultano. L'area più che si preoccupa di più l'area artigianale di Via Toscana, da questa mattina che gira una macchina per dare l'allerta, per allontanarci dai capannoni, per mettere il più possibile in salvo le cose che sono al piano terra, perché quella è l'area che dal punto di vista alluvionale ci preoccupa di più. Per il resto altre emergenze non le abbiamo, le scuole questa mattina non c'è stato nessun problema. Ovviamente abbiamo dato priorità alle scuole, però non ci risultano situazioni di questo tipo. Ci sono orti allagati sicuramente, campi allagati, ma soprattutto è l'area artigianale industriale quella che ci preoccupa di più. Per quanto riguarda il fiume Foglia, quando si potrà cominciare a tirare un sospiro di sollievo? Ma io penso questa sera, nel senso che la piena è arrivata in questo momento e quindi come reggerà la piena lo vedremo nel giro di poche ore, quindi questa sera secondo me possiamo già cominciare a capire qual è l'entità del danno. Bene, grazie a Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, per questo intervento in grazie diretta nel nostro telegiornale che prosegue alle 17:13 minuti. Per chi ci segue in diretta, noi ovviamente ci concentriamo sull'area di Fano, ma come vedete laddove è possibile farlo vi aggiorniamo anche su quello che accade al di fuori dell'Interland fanese. Qui continuiamo a vedere intanto le fotografie che ci hanno mandato, una zona che abbiamo visto anche poco fa con immagini in diretta, ancora video, ecco, vediamo. Ancora sì, perché sono fotografie curiose, se vogliamo, che i nostri telespettatori ci inviano, di nuovo quelli dell'anfiteatro Rastatt, perché vederlo così praticamente completamente immerso dall'acqua, sono immagini rare per fortuna, ma anche spettacolari nella loro drammaticità. Ecco perché chi può, in modo anche un po' temerario, si avvicina
così tanto alla spiaggia e scatta qualche fotografia ricordo, qualche foto ricordo, perché sono foto davvero comunque eccezionali nella loro, ripeto, come dire, nella loro drammaticità, tra virgolette, insomma, ecco. Andiamo su altre immagini, altre fotografie. Questa è la zona, ecco, qui siamo sul Foglia, anche qui vedete immagini che dimostrano, queste sono scattate dall'automobile, vedete come il Foglia, insomma, sia uscito dall'alveo del fiume e abbia invaso anche tutte le zone circostanti, insomma. Poi ancora altre fotografie, queste sono quelle che sono arrivate stamattina all'alba, alle prime luci dell'alba, quando ancora l'acqua era molto, molto alta e non si era ancora ritirata, come per fortuna sta invece facendo in queste ore. Il mare, l'abbiamo visto fino a qualche minuto fa in diretta, il mare è ancora molto mosso, è ancora molto agitato, però l'acqua non supera la strada, la sede stradale, quindi non rimane al di là e quindi dà la possibilità anche di ritirarsi, di asciugarsi, di defluire in qualche modo laddove è possibile, anche se abbiamo visto ci sono zone davvero completamente invase dall'acqua, con tanta acqua, un metro e mezzo d'acqua. Guardate, ecco, queste foto qui non ve le abbiamo ancora fatte vedere. Nulla di eccezionale, se non per il fatto che comunque ci saranno 5-6 centimetri d'acqua. Qui siamo a San Lazzaro, questo è il palazzetto dello sport, e questo è un fazzoletto di terra. È un fazzoletto di terra dove fino a qualche anno fa, mi ci metto anch'io perché da bambino giocavo qua, a calcio, vedete, qua. E questo è lo stadio, vedete, siamo tra lo stadio dove domenica si giocherà tra l'altro una partita, un derby importantissimo, Fano-San Benedettese, scontro al vertice tra le due seconde in classifica. Questo è il campetto, vedete, sono le due porte, anche se non ci sono le reti da calcio, le due porte dove qui ci si gioca a calcio, i ragazzini, quando ancora c'erano i ragazzini, adesso i ragazzini sono diventati adulti e quindi magari ci si gioca di meno, però ecco, questa è la situazione nel quartiere di San Lazzaro. Questi sono i capannoni, scusate, i palazzoni, e questo è il campetto completamente allagato a San Lazzaro. Allora, ancora vediamo un po' se riusciamo a scaricare qualche altra fotografia, se la connessione a WhatsApp ritorna, perché qua ogni tanto va e viene, ma insomma, facciamo quello che si può, perché ripeto, non è sempre così agevole avere la connessione. Abbiamo chiesto, anzi la ringrazio pubblicamente, Umbrianet, che è il nostro provider, il nostro server, dove quello che ci fornisce la banda, sono stati gentilissimi. Umbrianet ci ha dato tutta la banda possibile e immaginabile per la giornata di oggi, per poter uploadare le fotografie, per scaricarle, perché abbiamo chiesto di poter avere molti più mega da scaricare e da uploadare, quindi una connessione aperta al 100%, e così hanno fatto, quindi li ringrazio pubblicamente perché ci hanno dato un buon servizio oggi, un ottimo servizio. Poi il resto purtroppo va da sé che non sempre con i computer va sempre tutto liscio. Allora, a questo punto io so che la troupe sta rientrando con Simona Zonghetti, perché dobbiamo preparare anche i servizi per il telegiornale di questa sera, quindi è bene che rientrino. Ci sono servizi che sono già pronti, ma altri che invece devono essere montati. Se dalla regia mi dite se c'è qualcosa di pronto tra le cose che ci eravamo detti, quindi se dal montaggio, dalla sala montaggio è pronta qualche altra cosa, io volentieri la mando in onda. Come?
Ok, allora noi adesso ci fermiamo perché tra 5 minuti, tra l'altro c'è abitualmente nel palinsesto, è previsto il rosario e in questi casi per chi ci crede capita a pennello, quindi un momento di riflessione, anche di preghiera se vogliamo. Allora guardiamo queste ultime fotografie, siamo dove? Bagni Oasi, sì, quindi siamo tra Fano e Pesaro. Bagni Oasi, ecco la situazione ai Bagni Oasi, anche qui vedete capanni che sono un po' in bilico, tutti detriti lungo la spiaggia. Questa è una spiaggia che d'estate è sempre affollatissima, una bella spiaggia piena di gente, eppure guardate in quali situazioni si trova in questo momento. Dicevamo, adesso c'è il rosario, noi torneremo in onda questa sera se non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora da darvi, comunque aggiornamenti che continueremo a fornirvi sul nostro sito internet occhialanotizia.it, così come attraverso la nostra applicazione gratuita, lo ricordo, per tutti i cellulari che hanno il sistema operativo Android, quindi potete scaricarla, andate su Google Play, la scaricate, scrivete Occhio alla Notizia, ve la scaricate e lì avrete tutte le informazioni in tempo reale. Noi tra l'altro l'allerta meteo, per tutti quelli che l'hanno scaricata fino a ieri, l'allerta meteo l'avevamo data proprio ieri pomeriggio, quindi l'avevamo mandata proprio perché sapevamo che c'era questo maltempo, questo forte maltempo in arrivo, quindi è importante essere aggiornati su queste cose, quindi visto che non costa nulla, se avete un cellulare Android potete scaricare questa applicazione. Per tutto il resto c'è il nostro sito internet. Invece per il TG ci rivediamo questa sera alle 20:30, vediamo se riesco a farvi vedere questa fotografia, queste ultime fotografie che sono arrivate, anche qui scorci, guardate qua, guardate un po', anche qui tanta acqua nelle abitazioni, non c'è scritto dove è stata scattata, ma comunque guardate, è un'abitazione completamente invasa dall'acqua. Guardiamo quest'altra qua, ancora, beh, queste sono tante, vediamo se riusciamo a farvela vedere, eccola qui. Qui è dove eravamo poco fa, siamo sempre vicino a Viale Ruggeri, ecco, qui, ecco, questa è sempre Viale Ruggeri e questa è la foto, un'altra foto, abbiamo già visto poco fa qual è la situazione. Tutto, grazie per averci seguito, ci vediamo alle 20:30 con Occhio alla Notizia.